Quindi sì, vediamo Ike. Okay, sono ancora abituato. Ike e Zelda ancora. Sì, ok, prevedibile. Okay. E via, quindi Phantom subito, la B, la B, ecco, ecco, questa è la mossa di Zeta Phoenix, fare la B a caso in neutral e... E funziona. E funziona, sì sì, perché non per sai mai, non sai mai, non sai mai da dove esce, quindi cosa. Quello è il bread and butter, bread and butter di Ike su Smash 4, facevi quello da 20% a 90%, percento alla cui l'altro moriva di solito. Manca la grab, ma riesce a punire con la jab, ok. Ottimo. Il Phantom blocca la recovery e Ike è morto. Così. Questo è Ike. Usare il Phantom riesce spesso a piazzarlo e questo è purtroppo è Ike che muore. Qui sbaglia, non riesce a fare la combo. Dovrebbe fare anziché il down throw l'up throw, quella percentuale. Sì. In generale dopo il 30% il down throw non connette più con la pair. Io che ho labbato Ike per ben 2 ore a settimana. Eccolo qui, la pair, rottissimo, finalmente, sì. Uno decente ne abbiamo. Anche se in realtà la frindata è la stessa di Smash 4. Però ha del range, kill un po' meglio, connette meglio, fa tutto non meglio. Non si mette a fare l'elicottero. Intanto vediamo Massi abbastanza in difficoltà. Sì, riesce comunque a tenere, riesce a tenere il centro stage che... Cos'è? E ha condizionato e qui ha fatto Phantom, qui ha fatto di nuovo un down B per sbaglio, mentre aveva già lo spettro, poteva minacciare sarebbe stato più minaccioso con una grab o con un il back air, il piedino magico, esatto, che uccide. Vediamo che sembra ecco, qui vediamo sempre il B neutro che riesce, quando che è un po' il get off me di Zelda, per cui riesce a salvarsi dalle situazioni in cui, specie magari contro Ike, che è un personaggio che non ha mosse velocissime. Esatto. Ma poi in ogni caso, già avendoci giocato spesso contro, vedo che funziona molto spesso, perché è molto molto veloce quel neutral B. Sì, credo sia frame, non frame 1, ma frame 2. Credo che sia 1, però comunque è molto molto veloce. Ecco, qui bravo Massi a... Non prende, qui poteva connettere un back air, ma la pair, eccolo lì, sì. Prende la kill e... Sì, sembra che Massi stia prendendo un po' le misure, comunque ancora sì, lo vediamo in difficoltà, anche qui. Però già un po' più spigliato, magari aveva anche bisogno di riscaldarsi, sì. Di conoscere un po' l'avversario. Non so quanto abbiano giocato loro due. Beh, stanno sempre settimanali, vorrei... Quella scusa la dovrei avere io, che non ci sono mai. Non è riuscito a caricare bene il side B. Sì. Però avrebbe dovuto magari usare prima un air dodge, e magari se avesse avuto il salto ancora. Non so, credo che avrebbe avuto troppo lag e sarebbe finito comunque. No, sotto. No, in realtà è una cosa che si fa abbastanza spesso, usare l'air dodge, il salto e poi il lab B. Sì? Sì, cioè lo fa, cioè non spesso, ma in quel caso lì è l'unica opzione che hai per recuperare. Chiaro. Devi usare prima l'air dodge perché ti fa, con l'air dodge riesci a guadagnare un pochino di altezza e soprattutto, ma la cosa più importante è la distanza orizzontale. Sì. Non è più tempo per caricare. No, quello che importa è che poi se hai il salto puoi fare la B e tornare. Okay. Da quell'angolo lì è praticamente l'unica opzione. È probabilmente l'opzione migliore contro Zelda, perché il Phantom copre tutta il Phantom è in grado di coprire tutta quella zona dell'edge. Quindi sostanzialmente rimane con pochissime opzioni Ike. Cioè l'obiettivo di Ike in questo matchup è non andare offstage, perché è dove Zelda riesce a punirlo enormemente. Qui intanto forward tilt 17%. Il forward smash veloce di Ike. Ovvio. Allora, intanto ricominciata. Qua siamo stavolta a Kalos. Kalos che è tipo lo stage più grosso del gioco, perché ha le cose laterali, che sono quelle più larghe, sì. Ed è il secondo più alto come ceiling. Quindi, ecco, sarà interessante. Cioè, probabilmente ad Ike non dà troppo fastidio, perché tanto Ike uccide, punto. Sì, esatto. Tranne col Fair. Mi manca il vecchio Fair. Comunque, trovo molto interessante lo stage. Eccolo, l'up smash! Anche con la DI ottimale, quella roba uccide sempre. Sì, nonostante sia alto. La mossa più fedele. Back air, ottimamente spaziato. E il back air è molto pericoloso, perché... il back air è magico, perché a zero comba con la grab, ad alte percentuali uccide,
e in generale è molto potente ed è la mossa era più veloce di Ike. Quindi quello spettro sembra troppo, è un range gigantesco. Sì, 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 è quello che è deve, enorme, quello che deve riuscire a fare anche è... stare su una piattaforma non ti aiuta perché viene lo sì, stesso. Sì. Quello che deve riuscire a fare Massi in questa partita è evitare di non permettere a Zelda di caricare il, ecco, vedi questo qui, Nairback sì, Air, combo, no. Anche se non è riuscito a uccidere. Qui non riesce a sparare abbastanza in fretta Eruption. Però comunque è stato bravo anche Zeta Phoenix a riuscire a entrare in quel modo, senza farsi colpire. Prova il forward smash, MK Leo è arrivato. Sì, no, sì. L'air dodge, ok, ce la fa. Il side B riesce a prenderlo con questo. Sì. Ma ho visto che già più di una volta è riuscito a prendere con sì, ma perché Phantom è bella grossa. B. Sì, è bella grossa. Beh, ecco, soprattutto un bel tempismo. Comunque adesso Massi riesce a portarsi in vantaggio, c'è sempre... Ci sono sempre il Phantom e l'up B di Zelda che lo aiutano. Vediamo un po' come no, evolve. Quella percentuale il Nair non combo ancora con la... Sì. Bene. Il teletrasporto. Continua a funzionare, ma lo so bene anch'io perché ne ho grazie, presi tanti. Grazie per la F, grazie per la F per Joel, ti apprezziamo molto. Sì. Ciao Michili. Ah, inizia il fair di pochissimo. Nice backer. Ok. Vediamo che comunque avrei punito di più con una grab, onestamente. Vediamo che è abbastanza equilibrata. C'è un po' di vantaggio Down? Per Massi. Oh, niente nero. Però sono lì. Ecco, non fosse uscito lo short, fosse riuscito a fare full hop nera, probabilmente sarebbe entrata la cosa. Che sembra assurdo dire fosse riuscito a fare il full hop. Va bene, in realtà non è così difficile. Esatto. Ah, la Pair è riuscito a prenderlo. Ha aspettato troppo. Parità, quindi. Ha aspettato troppo Zeta Phoenix a far qualcosa. Sì. Anche se Massi gioca like sbagliato, però vabbè. Lo perdoniamo lo stesso. Quale sarebbe like giusto, tanto per sapere? Quello figo. Quello di Radiant Dawn. Ok. Non quella pussy di Pepper Bell. Quello di Advent Children. Quello con la bandana. Quello eroi di Advent Children con la bandana. Tutti i personaggi hanno la versione di Advent Children, anche senza bandana. Ho sentito un Ike che banna Battlefield, c'è qualcosa che non va in questa linea temporale. Ike ha un interessante ladder su Battlefield. Attraverso le piattaforme. Perché non dare una ladder a un personaggio del genere? Sì. Ovvio. Perché in realtà è tipo Nair, e poi la sua piattaforma alta fai aperto tipo kill a 50 volte. Ah, ok, ma allora è una mossa molto tecnica, bisogna saperla fare. Beh, guarda che ci sono 50 varianti di come funziona il Nair. Dico quello che mi pare, Jolty, quindi adesso ti ammazzi. Bacini per Jolty, il nostro bresciano. Che è andato a Brescia per qualche strana ragione. Jolty, okay. Ti odio, dovevi venire a giocare. Allora, intanto si ricomincia, siamo a Town and City. È bello vedere come Zelda doveva fare 6 mosse e Ike ne fa una e fanno lo stesso danno. Sì. c'è un po' di gender inequality in questo gioco. Esatto. Sì, non si sta neanche parlando di Sheik che ti fa 30.000 colpi e sei a 20%. Comunque ha dei danni accettabili, Zelda. E Ike che Ike, no. Ike li ha giusti, ha il damage output giusto. No, Spettro che colpisce sotto. Grande Spettro. Abbiamo visto un perfect shield sul side B. Bene. Dash attack, uccide. Adesso. No, Mickey stava parlando, stava dicendo, notando il fatto che Sheik non faccia danni. Sì, no, nel senso che Zelda un po' di danni Zelda almeno li quelli fa. Li fa. E nonostante ciò, Ike con uno o due colpi fa la stessa cosa. E down for fair. Ok. Ecco quello che dicevamo range, prima. Il range di quella mossa è sempre questo assurdo. Questo neutral B che funziona da combo breaker. Dicevi che Zelda meglio di Sheik. Sì, dai, ci sta. Ah. Oddio, non saprei. In questo gioco direi di sì. Può darsi. Non saprei. Sheik dai, non lo so, può fare qualcosa. Fa qualcosa Sheik. No. Bello il dash attack, vediamo quasi che inizia, killa. Inizia un po' Zeta Phoenix ad abusare di questi AB e riesce a
sì, riesce viene sempre a punirlo punito, Massi finalmente. Anche se ci sono questi phantom che va bene. Beh, che Erika a momenti ammazza. Ah, no, non caricare, non. Lo carica troppo, te vedi no, di non carica. Fare coaching. Io faccio coaching, io posso. No, ecco. Sei il caster. Ecco. A pair. Non era una combo, però ok. Però ha funzionato, quindi quindi bella per lui. Sì, sì. Andiamo no, sì, sì, ci sta, cioè era la mossa giusta. Esatto. Era Zeta Phoenix che non ha reagito in quel momento. Intanto dopo un periodo di adattamento all'inizio, Massi sta riuscendo a punire. Eccoli, Neira Pair. Cioè gli APB di Zelda. Sì, basta stare, capito, di esatto, basta stare lontani, usare lo scudo. E si suicida, niente, prova.